Salve, sono Urbano della Sani Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa Volvo V60 Cross Country. È una vettura 2000 di cilindrata, turbo diesel, cambio automatico, dell'anno 2019. È un 190 cavalli, 4 ruote motrici, è una vettura appartenuta ad un solo proprietario e con chilometri certificati. Questa vettura, tra l'altro, in fase di consegna verrà effettuato anche un cambio olio e filtro proprio per partire in regola per la garanzia di 12 mesi che ci viene abbinato. Andiamo adesso a controllare lo stato d'uso della carrozzeria esterna, intanto di questo bel colore grigio argento, bello, sempre lucido, brillante, non ci sono ammaccature, piccolezze sì, da macchina usata, ma è comprensibile, però la vettura esternamente, esteticamente è sempre molto molto bella da vedere, come sono molto belle le rifiniture, e le vedremo poi nello specifico, come per esempio le plastiche di rifinitura dell'auto o mascherina centrale con la sua cromatura. E a questo punto andiamo ad osservare le dotazioni della nostra Volvo. Partiamo quindi dal frontale e, come abbiamo già detto, guardate la mascherina, le cromature, bella, lucida. Quindi vuol dire che la vettura è stata tenuta veramente molto bene. Come accessori troviamo intanto i suoi sensori di parcheggio anteriori, i fari completamente a LED, guardate infatti anche le plastiche, belle, lucide, cosa vuol dire? In fase notturna, quando li accendiamo, hanno il 100% del suo funzionamento. Cerchi in lega bicolore da 19 pollici abbinati alle sue gomme, sempre ancora da sfruttare. Questo cerchio, tra l'altro, ve lo faccio vedere per trasparenza, ha una piccola rasatura, evidentemente ha toccato qualche marciapiede. Sensori di parcheggio nella zona posteriore e siamo a questo punto anche all'interno della nostra Volvo. Andiamo ad osservare esteticamente le plastiche, il cruscotto, i pannelli delle porte. Allora, prima di tutto, cosa c'è da dire? Precedente proprietario non fumava, quindi l'abitacolo, sui sedili, sulla tappezzeria, sulle plastiche non troviamo i buchi di sigaretta, e poi non abbiamo il classico cattivo odore che lascia proprio il fumo della sigaretta nell'abitacolo, quindi è molto bello e accogliente e profumato. Poi vedete le rifiniture, le plastiche, le rifiniture verniciate, satinate, bellissime, come sono molto belli i pannelli, guardate qua con le plastiche e le plastiche, poi c'è la pella di rifinitura, quindi un abitacolo veramente bello e curato. Pomello del cambio ottimo, non è sbucciato, non è consumato, le rifiniture anche queste molto belle. Quindi abbiamo un abitacolo tenuto veramente in un modo eccellente. Mentre le dotazioni della nostra Volvo, allora ne andiamo a vedere qualcheduna, perché ne ha veramente tante e elencarle tutte ci si starebbe qualche ora, vi dico le più importanti. Allora, partiamo dalla console centrale, dove abbiamo il suo bracciolo appoggiagomito, freno a mano elettronico con anche il pulsante dell'aiuto al freno a mano. Questo pomellino è per l'accensione e lo spengimento della nostra vettura, basta per esempio girarlo, vedete, in questo modo, o si accende o si spenge. Poi questa rotellina non è altro che il drive mod, cioè possiamo modificare lo stile di guida, della nostra Volvo, facendo premendo la rotellina, vedete, possiamo modificare il nostro stile di guida.
nel nostro display centrale invece troviamo altre funzioni. Cosa? Vedete, sotto abbiamo la temperatura e il climatizzatore automatico bizona, dove se io voglio modificare la temperatura con un semplice basta premere sulla temperatura, vedete, e con il dito andiamo a modificare i gradi sia il destro che il sinistro. Dopodiché abbiamo il Bluetooth per abbinare il nostro cellulare, il navigatore per cercare e trovare le nostre destinazioni. Quindi sotto questo punto di vista è una macchina veramente completa. Dopodiché abbiamo anche, vedete, in un'altra pagina l'interruttore per attivare la modalità di mantenimento di corsia. Quindi se siamo disattenti nella guida e andiamo per esempio sul ciglio della strada oppure al centro della strada, quando troviamo la linea, la vettura viene praticamente rimessa in strada in automatico. L'assistenza al parcheggio, vedete, abbiamo anche il pulsante per segnalare le nostre velocità con i segnali stradali e il cruise control. Interruttori dei quattro vetri elettrici. Abbiamo poi il volante multifunzione con gli interruttori per attivare il nostro cruise control. Sulla destra altri interruttori per tutte le altre funzioni. E passiamo anche al display centrale. Eccolo qua, guardate qua, bello, brillante anche questo, luminoso, completamente funzionante, dove troviamo queste spie accese, sono, vedete, per la cintura di sicurezza, la spia che ci determina il livello della AdBlue e poi il chilometraggio. Eccolo qua, la nostra Volvo ha 209.937 km. Viene naturalmente consegnata con il cambio d'olio e filtro effettuati per quanto riguarda l'attivazione della garanzia dei 12 mesi che ci viene abbinato. Leva del cambio automatico e doppie chiavi. Passiamo anche allo specifico della tappezzeria. Intanto, completamente in pelle nera, abbiamo sui sedili anteriori anche la regolazione elettrica e la regolazione della zona lombare. Guardate questa tappezzeria, è stata lavata con i prodotti specifici per la pelle. Infatti non ci sono strappi, non ci sono usure, ripeto, non ci sono buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava, quindi la nostra tappezzeria è proprio bella. Poi la moquette in terra è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. E infatti, quando entriamo all'interno del nostro abitacolo, l'accoglienza è veramente ottima. Quando stiamo all'interno del nostro abitacolo per i nostri viaggi, ci stiamo veramente molto molto bene. Gagliaio, anche questo, intanto ampio, poi pulito. Poi troviamo il sedile posteriore sdoppiabile, con il sistema anche dei poggiatesta che possono essere ribaltati elettricamente con un tasto sul cruscotto. E poi guardate qua il cliente come ci teneva la sua vettura, ha messo il tappeto in gomma in bauliera e li ha messi anche nella parte anteriore dell'abitacolo. Dopodiché, per farvi vedere come è tenuta la nostra Volvo, guardate la moquette della bauliera, bella, pulita, perché anche questa è stata lavata e igienizzata a vapore come l'abitacolo anteriore. Mentre sotto il nostro pianale troviamo il ruotino di emergenza per le forature con tutta la sua attrezzatura. E adesso il vano motore. Guardate qua anche questo, bello da vedere perché pulito e con tutti i suoi componenti al loro posto. Questo perché le nostre macchine usate, prima di essere messe in vendita, vengono comunque controllate presso il nostro service.
affinché siano nel suo meglio da vedere esteticamente e nel suo meglio meccanicamente, quindi completamente funzionanti. Dopodiché nella vendita ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Le nostre macchine usate hanno anche la possibilità dei pagamenti rateali personalizzati, non obbligatori, che saranno spiegati in sede. A questo punto salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. Quindi siamo partiti per il nostro giro di prova. Analizziamo un pochino alcuni aspetti. Allora, intanto, posizione di guida ottima, perché i sedili tra l'altro sono di seduta e schienale largo, poi con tutte le varie regolazioni sia elettriche che la zona lombare che abbiamo, troviamo la posizione praticamente più giusta possibile. Facilità di guida è veramente eccellente, perché con il cambio automatico, quando l'abbiamo messa in moto e partiamo, la vettura fa tutto da sola, quindi basta schiacciare l'acceleratore, freno, e quindi facilità di guida estrema. Poi passiamo anche all'assetto stradale. Vedete, la vettura va dritta su strada, volante dritto, non ci sono assolutamente vibrazioni sulle ruote e quindi ha un'ottima scorrevolezza su strada, come è ottima anche l'insonorizzazione dell'abitacolo. È un abitacolo spazioso, infatti abbiamo molto spazio sia nella parte anteriore che posteriore che nel vano bagagliaio, quindi è una vettura adatta proprio alla famiglia, è una vettura adatta proprio a viaggiare, perché ripeto, col cambio automatico troviamo rapporti giusti, velocità giusta in ogni situazione, e quello che proprio ci fa molto piacere è proprio la facilità di guida, la sua scorrevolezza su strada. I componenti, diciamo, della nostra vettura, le dotazioni sono già state controllate, è completamente funzionante, e poi guardate qua, tutto a portata di mano, come vi ho già fatto vedere, con un semplice tocco andiamo a richiamare le funzioni che desideriamo avere. Visibilità ottima, perché le scritte sono grandi, display grande, quindi una vettura veramente di impostazione moderna. Poi meccanicamente, con il nostro turbo diesel 2190 cavalli, con il cambio automatico troviamo sempre rapporti giusti, scorrevolezza giusta, potenza giusta per far viaggiare la nostra vettura sia nel percorso cittadino, come stiamo facendo in questo momento, ma anche nel percorso veramente più veloce. La silenziosità è veramente eccellente, quindi è proprio gratificante guidare una vettura di questo livello. Come vi ho già detto, è una vettura già disponibile, quindi potete già venire a vederla, a provarla su strada. E dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchi. Ora, questa Volvo V60 cross country, ripeto, 4 ruote motrici con cambio automatico, è già disponibile, quindi potete già venire a vederla, insieme anche a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura! Seguiteci, ci saranno altre auto!